Buonasera al sindaco di Livorno Filippo Nogarin, prima uscita pubblica dopo l'indagine, lo ringraziamo di essere con noi. Grazie. Io intanto gli domando, lei l'ha detto lei stesso, è indagato tra le altre cose anche per concorso in bancarotta fraudolenta, poi avremo modo di parlarne, ci spiega intanto perché non si è dimesso? Ma guardi, io credo che non ci sia una linearità che va da sé tra l'avere un avviso di garanzia e la dimissione stessa. Dipende da quello che accade. Nella fattispecie, nel mio caso, mi viene notificato un avviso di garanzia per concorso in bancarotta fraudolenta in un'inchiesta che abbiamo promosso noi. Siamo stati noi a portare i libri in tribunale, siamo stati noi a cercare in qualche modo di far sì che la magistratura accendesse un faro su tutto quello che in qualche modo era riguardante la partecipata AAMS, alla quale facciamo rifiuti, ricordiamo la riferimento, municipalizzata dei rifiuti. chiedendo loro di poter la municipalizzata dei rifiuti, cercando in qualche modo di far sì che la magistratura potesse dare piena luce a tutto quello che è accaduto dal 2012 fino ad oggi, vi compreso naturalmente quello che riguarda i 2 anni scarsi del mio mandato. Sindaco, secondo lei la magistratura si è comportata in modo corretto inviandole questo avviso di garanzia, cioè un atto dovuto, oppure no, poteva fare a meno? Ma, ripeto, essendo stati noi, essendo stato io in particolar modo a portare i libri in tribunale, sì, non solo me l'aspettavo, ma credo che la magistratura abbia fatto quello che doveva fare. Quindi rivendico chiaramente il fatto, la legittimità di essere stato io a aver chiesto alla magistratura di poter far luce e quindi tutto questo ci stava, ecco. Visto che il suo movimento, il Movimento 5 Stelle, Nogarin, chiede spesso le dimissioni degli altri sindaci non appena c'è un avviso di garanzia, secondo lei, le chiedo, in quali casi di avviso di garanzia un sindaco deve dimettersi? Il sindaco di Lodi, per esempio, il PD, deve dimettersi? È arrestato, indagato? Beh, guardi, allora innanzitutto io credo che qui si va veramente mescolando un paragone tra me e il sindaco di Lodi che veramente non sta né in cielo né in terra. Io credo che esista una questione morale, avete fatto nell'introduzione riferimento al discorso di Imberlinguer, e questo è chiaro perché qui ci sono 2 situazioni che sono completamente differenti. Io ho promosso una richiesta di aprire un faro su quello che in qualche modo è la situazione esistente all'interno della partecipata e nell'ambito di quello che poi è il ragionamento complessivo e quindi anche gli atti amministrativi è venuto fuori questo avviso di garanzia. Il sindaco di Lodi invece è completamente differente, addirittura a quanto si legge, a quanto si evince anche dai giornali, ha truccato un appalto, quindi cioè, ha cercato in qualche modo di portare avanti degli interessi che sono interessi personali o legati in qualche misura alla sua persona. Io ho cercato di avere in realtà un comportamento che è completamente Però, differente, non ho tratto sindaco, alcun beneficio, anzi ho cercato, mi scusi, mi faccia interrompere, ho cercato in qualche modo di portare avanti un ragionamento che possa che andasse a tutela dei miei cittadini e quindi è esattamente il contrario No, di quello d'accordo, che in è qualche modo evidente. viene accusato al sindaco di È Lodi. straevidente, sindaco, che ogni storia giudiziaria fa storia a sé. Però voi in genere siete durissimi nei confronti di tutti gli altri partiti allorquando vengono indagati. Quindi, voglio dire, indipendentemente dal reato, voi dite dimissioni in qualunque caso. Ma guardi, io credo che d'altra parte la giustizia, cioè, si basa, la presunzione di innocenza è un Non cardine c'è dubbio, fondamentale di certo. quello che Quindi è vale anche per il sindaco di la giustizia Lodi. italiana. Però torno a ripetere, le cose come le ho detto sono molto differenti e le spiego per quale motivo. Io credo che in merito a queste questioni ci siano dei ragionamenti che sono prettamente legati a quello che viene fatto come accusa. Nella fattispecie, se in qualche modo l'accusa è un'accusa che può avere una rilevanza politica prima ancora che giudiziaria, cioè noi non ci vogliamo sostanzialmente sostituire ai giudici nel momento in cui gridiamo dimissioni. Certo.
davanti alle situazioni che c'hanno. Però ricordo anche che nella fattispecie, cioè, il Partito Democratico si trova davanti a 102 indagati. D'accordo. All'interno di un meccanismo che neanche lontanamente sono paragonabili a quello che in qualche modo viene mosso al sottoscritto o all'assessore del Comune di Livorno. Senta, quindi Nogarin... siamo davanti a due situazioni che sono completamente differenti, forse soltanto per il fatto che una è legata a una ipotesi di un reato in un ambito amministrativo, quindi in un percorso amministrativo. Gli altri invece sono legati a interessi che sono personali. Davanti a questo... Rapidamente volevo chiedere, lei in quale caso si dimetterà? Perché lei ha fatto capire ieri che se dovesse peggiorare la situazione lei si dimetterà. In quale caso, se è rinviato a giudizio, se emergessero nuovi come dire, dettagli, in quale caso Nogarin alza salute e se ne va? Ma guardi, io credo che semplicemente laddove la mia condotta in qualche modo possa essere dimostrata differente da quanto ho appena detto, cioè che mi sono sempre mosso nella piena trasparenza e nella richiesta addirittura io alla magistratura di aprire un'indagine sulla questione, laddove si dovesse vedere qualcosa di differente, quindi una condotta differente che vede l'interesse mio personale o qualsiasi altra cosa che potrebbe inquinare me o il movimento, io non avrei alcun tipo di dubbio. Le dimissioni mie le potete già considerare sul tavolo. Lo riprendiamo tra pochissimo, dopo la pausa pubblicitaria. Bene, allora di nuovo in diretta con l'uomo del giorno, Filippo Nogarin. Torniamo ancora però 30 secondi su quelle accuse, perché sono due accuse diverse. Da una parte c'è la bancarotta fraudolenta, dall'altra parte c'è l'abuso d'ufficio. Allora, senza entrare nel merito della vicenda per le 33 assunzioni che avrebbe fatto mentre l'azienda era in dissesto, perché l'hanno indagata? Perché l'hanno indagata se poi siete stati voi a svelare tutto? Mi scusi, però io non ho nessun abuso d'ufficio che mi viene contestato. Ha solo la bancarotta. Tengo a fare chiarezza. Quindi era soltanto concorso in bancarotta fraudolenta, esattamente. Sì, allora, però la questione rimane da un punto di vista, come dire, anche politico. Se siete voi che avete denunziato il tutto, perché poi siete rimasti anche, come dire, coinvolti nella vicenda giudiziaria? Ma guardi, io credo che semplicemente il procuratore, dal momento in cui inizia un percorso così ampio come quello al quale lo abbiamo invitato, si sta parlando di un'inchiesta che coinvolge chi l'ha condotta, tutto quello che in qualche modo è stato il governo del Partito Democratico dal 2012 fino a due anni fa e poi inevitabilmente ha coinvolto la parte che mi riguarda negli ultimi due anni, ma questo semplicemente perché è un'indagine estremamente ampia e quindi non poteva che essere in questo modo, cioè d'altra parte. A parte quando si vanno a coinvolgere così tante persone, come è successo, è evidente che qualcosa di particolare dietro c'è, altrimenti non si sarebbe proceduto come è accaduto. Senta Nogarin, le facciamo sentire quello che ha detto ieri a proposito di questa vicenda il ministro delle riforme Maria Elena Boschi, vediamolo. Noi siamo garantisti verso il sindaco di Lodi e il sindaco di Livorno nello stesso modo. Loro sono garantisti con i loro e sono giustizialisti con quelli degli altri. Allora io credo che il weekend dell'onorevole Luigi Di Maio si sarà un po' complicato, perché so che questa mattina era a Lodi. Ecco, immagino per coerenza che domani sarà a Livorno a chiedere le dimissioni del sindaco di Livorno. Eccoci, Nogarin, che cosa risponde quando la Boschi dice... Quando si tratta di noi gridate onestà e quando si tratta di voi invece è omertà. Ma io credo che veramente quello della Boschi è un mondo alla rovescia. Parla di omertà la stessa persona che è capace di tenere in considerazione, cioè di unire quelli che sono i partigiani con Casa Pound semplicemente perché voteranno no al prossimo referendum sulla riforma costituzionale, cioè è allucinante. Io posso farle una domanda che in realtà la porto io su questo terreno, proprio una curiosità. Secondo lei l'indagine che riguarda il papà della Boschi su Banca Etruria è più per il ministro grave rispetto a quanto non coinvolge lei il caso di Livorno?
Ma vede, è proprio questo il punto, cioè mi si accusa di omertà quando in realtà sono esattamente io a aver fatto questo percorso e quindi esattamente il contrario, cioè questa non è omertà, omertà semmai è essersi lavata la coscienza proprio in quella situazione, tipo il decreto salva banche. Lei era oggettivamente parte integrante di questa discussione e non aver partecipato al voto per lei è stato l'elemento che in qualche modo gli ha lavato la coscienza, cioè quello è un atteggiamento di omertà, quando in realtà ha distrutto la vita di migliaia di risparmiatori che si sono trovati dall'oggi al domani senza più un euro, magari risparmi di una vita, e tra tanti di questi c'erano anche purtroppo, devo dire, livornesi e toscani. Questo Beh, è un atteggiamento che il ministro Boschi non quello è mai del stato sottoscritto indagata. Che esatto. Prende e porta i libri in tribunale. Esatto. Prego? Il ministro Boschi non è mai stata indagata no, di alcunché. Però, io non ho. Ma no, ma ci mancherebbe altro, però è un atteggiamento, l'atteggiamento omertoso non è, perché si dice soltanto nelle questioni legate ad un avviso di garanzia. Omertà la si sta dicendo da mille punti di vista. Noi abbiamo accusato tantissime volte, i 102 casi che coinvolgono il Partito Democratico sono oggettivamente molto differenti da questo. Non Senta, è un caso pensa, se in questo momento ne stiamo parlando. Nogarin, io mi rendo conto che questa è una situazione che crea il caso. Pensa che questa vicenda indebolirà il Movimento 5 Stelle? La vicenda che la riguarda, l'indagine nei suoi confronti? Ma guardi, io credo che questa è una situazione che può far crescere tutti quanti. In questo crescere momento, in nella senso? Fattispecie, io mi trovo all'interno di un percorso che, come ho detto, abbiamo promosso e quindi al più presto sono sicuro che si chiarirà tutto quanto. Sono dell'idea che è chiaro che laddove gli interessi sono, come dicevo prima, interessi personali o interessi che in qualche modo vanno a legare il malaffare, ricordo che il Partito Democratico è il solito partito che in qualche modo è legato a Mafia Capitale, la quinta mafia ormai d'Italia, e questo all'interno di un percorso che la vedeva amministrare la città di Roma. Io in questo momento sono all'interno di un percorso di natura ovviamente giudiziaria, nel momento in cui mi trovo semplicemente informato, cioè sono una persona che dovrà spiegare alcune questioni, ma torno a ripetere, rivendico il fatto che sono stato proprio io a promuoverle, nessuno prima d'oggi aveva fatto questo negli interessi appunto dei cittadini livornesi. Fino ad oggi si utilizzava un altro metodo. Nogarin, lei quindi gira a testa alta per Livorno. Mi scusi, voglio chiarire questo concetto perché prego. Estremamente... Assolutamente, questo è un concetto molto importante. Fino ad oggi si è sempre utilizzato il metodo della ricapitalizzazione, di far pagare sostanzialmente ai cittadini quello che era l'inefficienza di una classe politica che in questo caso ha condotto la municipalizzata ad avere 42 milioni di debiti, che non ho certamente fatto io i 42 milioni di debiti, né io né tutti coloro che in qualche modo sono legati a me. E quindi è questo il punto di caduta assolutamente legittimo per il quale credo che ci sia una differenza sostanziale tra quello che in qualche modo viene detto o noi chiediamo nel caso dei 102 indagati del Partito Democratico e quanto sta accadendo nella fattispecie al sottoscritto. Io l'ho detto molto chiaramente, laddove in qualche modo andando avanti con il percorso giudiziario si dovesse andare a dimostrare anche soltanto lontanamente che io ho prodotto un danno alla città o a qualsiasi altra cosa, va da sé che le mie dimissioni sono sul tavolo, ma questo non è accaduto, è successo esattamente il contrario. Deciderà, quindi io posso tenere la testa alta veramente da questo punto di vista, e al più presto le cose vedrete che verranno chiarite, perché nel momento in cui si dovesse accettare in via definitiva il concordato positivo in continuità che noi abbiamo promosso, sia io che la professore Lemmetti, verremo completamente tirati fuori da questa vicenda giudiziaria. Questo glielo auguriamo, diciamo, va bene. E soprattutto la ringraziamo di essere stato con noi.